pigliare sulle lunghezze questo prodotto della Move Me ed è una crema lisciante anticrespo, protezione termica che ho fatto anche vedere nel mio video della cura dei capelli che vi lascio in anteprima qui di lato. La conciatura che vogliamo mostrarvi quest'oggi io e mia sorella, come potete notare, io stavolta mi limiterò a fare tra virgolette la modella. È quella che aveva Alessandra Amoroso nel suo concerto all'Arena di Verona. Proseguiamo quindi col dividere i capelli in sezioni e andiamo a fare dei semplicissimi boccoli utilizzando la piastra. Io ho fatto un video dove appunto facevo vedere come crearli, vi lascio anche questi in anteprima qui, così se volete andare a vederlo. Continuiamo a fare così tutti i capelli, però ci concentriamo soprattutto sulla lunghezza. E per il momento quello che non andiamo a toccare sono i ciuffi o frangia. Ecco qui il risultato che dovreste ottenere. Soprattutto se come me avete i capelli parecchio lisci, prima di proseguire con il resto della conciatura, fissiamo il tutto con un po' di lacca. Ma davvero poco per avere comunque la facilità di lavorare i capelli. Il lato della conciatura è preferibile farlo dal lato in cui abbiamo il nostro ciuffo, quindi in questo caso, come anche nel caso di Alessandro Amoroso, era a sinistra. Portiamo appunto i nostri capelli verso il lato pettinandoli e inizialmente andremo ad utilizzare queste forcine strette. Quindi, una volta portato i capelli dal lato giusto, andiamo a fissarli. Fare la stessa cosa con i capelli rimanenti, quindi pettiniamo, li portiamo dallo stesso lato, li avviciniamo agli altri e andiamo a fissare con un'altra forcina. Sempre con l'aiuto del nostro pettine, in modo molto delicato, andiamo a perfezionare la parte superiore per dare anche una forma più ordinata. Una volta ottenuta, andiamo a fissare anche questa parte con una forcina. Per nascondere un pochino le forcine, portiamo una parte dei capelli davanti, dietro, sovrapponendoli appunto alle forcine e dopodiché appuntiamo questi capelli soltanto utilizzando un'altra forcina nella parte sotto. Ecco qui più o meno il risultato finale. È una conciatura comunque davvero molto semplice e veloce, a parte il dover fare i boccoli all'inizio. Completiamo la nostra conciatura col fare la parte davanti e andiamo sempre con la piastra a fare altri boccoli, però stavolta ancora più bassi, quindi più vicino alle punte. Mentre l'altro ciuffo che è rimasto dall'altro lato lo portiamo dietro e lo andiamo ad appuntare con il resto degli altri capelli, perché il lato destro deve rimanere completamente libero. Bene, questo è il risultato finale. Ringrazio tantissimo la collaborazione di mia sorella. Lei vi saluta e vi mando un bacio. Spero di essermi riuscita a spiegare bene. Scusatemi, ma non sono molto pratica di termini tecnici. Credo sia davvero una pettinatura molto elegante e ripeto, davvero semplicissima e anche parecchio veloce, fattibile tranquillamente da sole. Vi mando un grandissimo bacio e se vi va, come sempre, ci vediamo al prossimo video.